Glitterini e amici del canale, ciao! Io sono Lilla. Questa è la seconda parte di Spacchettiamo le Pinipon. Queste sono le Pinipon che ho trovato la scorsa puntata di questo spacchettamento. Sono troppo carine, mi sono piaciute tantissimo. Me ne mancano ancora due. Spero di trovare quelle che mi mancano, ovviamente. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire queste bustine che ho trovato in edicola, costano 3,90 euro. Mentre questa l'ho trovata l'anno scorso, mi sembra, e vi lascio qui il link se volete vedere il video. Apriamo! Che delizia! Capelli rosa stupendi! Oh mio! Dio. Eccola qui, guardate queste scarpette deliziose, questa gonnellina molto frufru e poi ha questa maglietta un po' sportiva. Oh, le sue scarpe sono con il tacco. E poi semplicemente adoro queste trecce rosa. Qui ci sono le classiche spille che rappresentano le atmosfere, credo a questo punto le stagioni, visto che questa è una collezione da quattro pezzi e qui c'è una bella nuvoletta e un sole sorridente. Ma come sapete, le Pinipon hanno un segreto. Possono cambiare espressione. Eccola qui, lei è super sorridente. Mamma mia, come mi piace! Fantastica! Andiamo a vedere quali sono i gadget che arrivano insieme a questa bambolina. Oh, un fiocco! Mamma, mi piacciono tantissimo i fiocchi. Oh, non ci sono mai abbastanza fiocchi nella vita. E poi c'è la borsetta. Questa è una borsetta molto più piccola. Sembra quasi una fotocamera Instagram. Vediamo se si può mettere il fiocchetto. No. Però è molto bella, mi piace con tutti i cuoricini. E poi ha una pinzetta per i capelli, una clip, sempre arancione. Poi ha questo fiore veramente carino con i suoi colori arancio e poi viola. E poi questo che è il bottoncino che decora un po' tutto e che hanno tutte le bamboline mini pony. Pinipon! Molto bene. Apriamo l'ultima! Sono curiosa, spero di trovare il maschietto. Speriamo. Incrociamo tutte le dita. Finito la collezione in un attimo! Non ci posso credere! E lui rappresenta evidentemente il vento! Ditemi se non è delizioso, che faccetta furbetta con questa vedete, con la boccuccia storta come per dire io so tutto del mondo e sembra governato dal vento, magari è un surfista. Andiamo a vedere qual è l'altra faccina. Oh, oddio quanto è carino, è tutto sorridente. Fantastico, sì, mi piace proprio tanto. Questo maglione tutto verde acqua è veramente bello e sta bene con questi pantaloni rossi sportivi. Vediamo quali gadget arrivano con questo simpaticissimo faccino. Sembra interessante. Ovviamente a me lui sembra un maschietto, però se è una femminuccia ditemelo, ma secondo me è un maschietto. E adesso mi è venuto in mente perché ho visto che i gadget non sono tanto dissimili, diversi, differenti da quelli delle sue amiche. Qua c'è questa bellissima borsa a tracolla, beh, che è abbastanza, però ha tutte le frangette, molto carina. Un orsacchiotto! C'è una decorazione all'orsacchiotto, che tenera, una stella, stelline di mare. Che ha le sirenette come a noi piacciono sempre. E poi questa che è un passepartout, può decorare veramente tutto. Ma io penso che sia un maschietto perché non ha niente sui capelli. Questa è la mia spiegazione. Ma sono sicura che voi sapete molto di più sul mondo delle Pinipon, quindi potete tranquillamente scrivermi che cosa ne pensate. Questa
finalmente la mia collezione. Ripeto, so che c'è gente che ha centinaia di playset, centinaia di bamboline e avete tutta la mia stima perché sono deliziosi. Noi qui vi salutiamo, vi lasciamo le playlist se volete vedere degli altri video e nel frattempo vi stritoliamo di affetto. Ciao! Al prossimo video!